molto cattiva, aggressiva, molto, molto bella, filante. Dopo, vabbè, peccato che non ha due posti per portare la tipa dietro. Sì, sì, c'è anche la versione con la tusa. E allora questo è il massimo. Posto. Questo è il massimo. Che è bellissima prima di tutto, e che è sportiva di brutto, e che la prenderei al volo. La prenderei al volo, sì, bella, 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 bellissima. Bellissima, molto, molto appariscente, non da tutti i giorni. Sì, sincero, proprio. Non da tutti i giorni. Ok. Grazie. Esagerata. Bellissima, stupenda. Grazie. Esercizio di stile. È bella, bellissima, basta guardare la tubolare, sì, frontale, corona posteriore, tutto praticamente, cioè dalle alette dove... A parte le frecce, per il resto non c'è niente di normale. Ma non è un prototipo, è pronta per andare su strada. Sì, sì, sono d'accordo, assolutamente. Okay. Va benissimo. È un prototipo. Vogliamo vederla, assolutamente. Cilindrata? 2000. Pesante, molto pesante. L'anno scorso avete portato il prototipo della Du, è passato un anno esatto e la Du adesso è vera e su strada, e la Ducati ha presentato anche la Diave. Ok, allora la mia domanda è: cosa ne pensi della Honda Cross Runner, per esempio? No, ti posso raccontare un aneddoto, visto che sei giornalista, che riguarda in qualche modo i tuoi colleghi. L'anno scorso abbiamo mandato alla stampa di settore, tra cui anche a voi, le foto della moto in anteprima, sì, qualche giorno prima del salone, perché chiaramente per attirare la nostra attenzione su di noi, e le avevamo mandate anche ai vostri colleghi di un noto settimanale bolognese, non facciamo nomi, in cui conosco, sono amico dei redattori, sì, per rapporti di lavoro normale, stranamente non hanno pubblicato le foto, l'hanno pubblicato a Salone Avvenuto, poi è uscita la Diavolo e ho capito perché. Comunque è interessante che ci si muova in questa direzione, e che anche le grosse case, no, abbiano magari seguito un po' il vostro spunto, ecco. È molto onorevole. Sì. Ma soprattutto ci sono delle enormi differenze tra la Diavel e la Du. Cioè, nel senso che a prima vista uno può dire è lo stesso genere di moto. Sì, però è lo stesso genere di moto, sì. Concettualmente ci sono molte differenze. Lo definirei tecno-custom. Tecno-custom, sì. Sono molte differenze. Ma sì, la differenza sostanziale è che la clientela a cui è rivolto questo tipo di motocicletta è una clientela adulta, secondo me. Quindi sportiva, ma non, diciamo, di età post-adolescenziale, in età adulta. Come potrei essere io, fra virgolette, anche meno un po', ma insomma, intorno a questo periodo dell'età, e sono clienti che hanno delle specifiche esigenze. Quindi secondo me va tenuto d'occhio questo aspetto. Quindi abbiamo fatto una cosa che abbia allo stesso tempo dei contenuti estetici accattivanti, perché ovviamente trattarsi di una moto è un fatto indispensabile, ma allo stesso tempo è molto molto funzionale, quindi è comoda, è fruibile. Ecco, in questo senso il nostro motore, a mio avviso, incarna meglio l'aspettativa della clientela delle nostre moto. Meno sportivo e più vellutato. Tanta, diciamo, coppia, tanta energia, basso. Facilità di guida, non esasperata, ma sufficientemente per essere divertente. Ecco, a sentire un po' i commenti che sta facendo il pubblico passando, uno degli aggettivi che ricorre è estrema. Sì, sì. Estrema, cioè ci sono commenti che si sentono in genere per dei concept, per dei prototipi, non per una moto che è pronta alla produzione. In realtà la Du, come mi stai dicendo, è una moto molto usabile, molto comoda, cioè pensata per essere usata. Assolutamente. E questa qui è la parte, a mio avviso, che ci dà più soddisfazione, perché tutti possono apprezzarlo o no a seconda dei punti di vista, ma comunque indubbiamente l'estetica è abbastanza di impatto, ed è una scelta, per alcuni elementi caratterizzanti forti. Ma dal nostro punto di vista, che l'abbiamo sviluppata e la conosciamo bene, la parte migliore sarà provarla,
e questo è tutto ancora da è scoprire, da vedere. Sì. Beh, adesso che siete riusciti a realizzare in pochi anni credo il sogno di qualsiasi motociclista, cioè certo, di costruire in proprio le proprie moto, sì, con i propri sentimenti, quelli che stanno qua, no? Sì. Adesso onestamente vi sentite dei fighi o no? No, tu ci conosci abbastanza bene, sai bene che siamo molto molto understated tutti quanti. Però, cioè, potreste tirarvela un po'. Diciamo che lo scopo fondamentale della nascita e della creazione della marca CRS e di tutto quello che ne consegue e spero ne conseguirà è poter dar sfogo alle nostre malsane voglie inconsce, atavici, motociclisticamente parlando, voglio dire chiaro, e se questo ci darà la possibilità di farlo e di farlo ancora di più e meglio nel futuro è la nostra gioia, solo questo, il resto è già sufficientemente appagante di per sé. Vabbè, dai, l'ultima battuta su cose un po' più noiose, didascaliche. Quanto tempo ci mettete a costruire una DU? È ancora da verificare al 100%, però il progetto, le verifiche si stanno facendo e sembrano ok. Prevede il fatto che sono costruite a mano, ma le costruisce un operatore dall'inizio alla fine una, perché chi la monta deve essere coinvolto nel montaggio, cioè non è una catena di montaggio ma è una stazione di assemblaggio, e i tempi sono fisici di 4-5 giorni di lavoro di una persona. Il grosso lavoro però è tutta la preparazione delle parti, perché ognuna è diversa dall'altra, quindi c'è un lavoro che dura circa 2 mesi, esatto, prima, essendoci un alto livello di personalizzazione, esatto, cioè, è tutto quello che succede nei 2 mesi prima, dove tutti i fornitori noi mettiamo insieme le specifiche di quella singola moto e poi l'operatore in una settimana la monta. A livello di ordini, come stanno andando le cose, quante moto avete già in cantiere di fare, diciamo? Con questo sistema qua circa potremmo produrre, stando alle nostre proiezioni, fino a 3 moto alla settimana, che vuol dire 150 all'anno circa. In questo modo credo che sia il massimo fattibile, quindi abbiamo coperto più di 1 anno e mezzo di produzione in questo momento. Complimenti. Grazie. Complimenti e soprattutto grazie. Okay. Grazie di, a te. No, grazie di fare queste moto. È un grande piacere, per cui non faccio nient'altro che fare quello che più mi piace.